Mario, musica Mario. Mario, grazie. Dunque, prima di iniziare la nostra storia, ho il dovere di dirvi che qualche istante fa le reti televisive di tutto il mondo hanno diffuso la notizia che i grandi scienziati della Terra, riuniti in seduta straordinaria, hanno dato piena assicurazione che il sole sorgerà anche domani mattina puntualmente alle ore 6:30, ecco, smentendo così le nefaste previsioni della Società Internazionale per la Fine del Mondo. Beh, certo, siamo molto preoccupati comunque per la grande ondata di freddo di questi giorni. Sembra addirittura che una grande muraglia... Che c'è? Scusate. È necessario. Veloce. Signori e signori, buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti al Teatro di Santa Silvia a vedere questo spettacolo, sì, che ve lo assicuro è divertentissimo. Sì, sì, già... Vi rubo solamente 2 minuti per darvi una breve comunicazione. Dunque, durante lo spettacolo di ieri sera, qui in sala, è stato smarrito un anello. Ecco, che è stato ritrovato dalla nostra equipe. Sì, sì, è stato ritrovato. Adesso l'anello, sì, devo dire che... Sì, va, vai. Adesso l'anello si trova presso il botteghino dove voi avete fatto all'ingresso, il biglietto, sì, e verrà restituito dietro presentazione del documento di riconoscimento. Beh, infatti sull'anello c'è scritto una dedica, da Adamo ad Eva. Quindi chiunque sia il proprietario di questo anello è pregato può di andare. Può prenderlo al botteghino, grazie, ti ringrazio, sì, grazie. Nello spettacolo, grazie, comunque buon divertimento. Vai, vai. Bene, dicevamo dunque la grande ondata di freddo. Beh, sembra che una grande muraglia di ghiaccio stia scendendo da nord. Poco credito alla notizia che questa muraglia abbia trascinato con sé la Torre Eiffel fino ai confini dell'Italia. Le notizie sono frammentarie, ma sono sufficienti a farci stare in ansia e a tenere con il fiato sospeso i personaggi della nostra storia. Ancora non torna. Dio voglia non gli sia successa una disgrazia, sarebbe una vera tragedia. Vero è che anche così non so mica cosa ne sarà di noi con questo freddo terribile. Oggi è stato il giorno più freddo dell'anno, gela addirittura, un freddo che neanche i cani metterebbero il naso fuori di casa. A voi piuttosto, su, coraggio, dico a voi. Cosa ne pensate di una cosa così? Io per me non mi meraviglio mica. Tutto il mondo è sotto sopra. Non ci si capisce proprio più niente. Oh, scusate, non mi sono ancora presentata. Il mio nome è Sabina. Mi chiamo così perché fui rapita tanto tempo fa dai Monti della Sabina. In seguito, il mio padrone, il signor Anthropus, riuscì a convincere sua moglie dell'opportunità di tenermi in casa per accudire le faccende domestiche. Il mio padrone, il signor Anthropus, si è fatto strada praticamente dal nulla. Iniziò la sua carriera facendo il giardiniere in un posto meraviglioso, credetemi, un vero paradiso. Poi perse il posto in circostanze misteriose, si dice per colpa di una donna. Certo, il mio padrone, il signor Anthropus, è un vero padre, un pilastro della Chiesa, uno che ha moltissimo a cuore i migliori interessi della nostra comunità. Anche sua moglie, la signora Anthropus, è una brava persona. Molto semplice, vive solo per la casa e per i suoi 2 figli, Carino e Melenda. E a tutti noi altri non le importerebbe nulla di vederci morti stecchiti per tanto che facesse comodo a quelli. Ecco la sacrosanta verità.
un ragazzo intelligentissimo. Conosce a memoria quasi tutto l'alfabeto e sta ottenendo successi strepitosi con la tavola pitagorica. Ah, dimenticavo, è anche un eccellente atleta. È bravissimo nella corsa, nel salto in alto, ma la sua specialità è il lancio del peso. Quando ha in mano un sasso, poi ha una mira perfetta, può colpire qualsiasi cosa, da un uccello a suo fratello maggiore. Oh, non volevo alludere alla morte del povero Abele, quello fu un disgraziato incidente. Così si dice in casa, ma tutti sostengono che colpì suo fratello volontariamente. Melinda? Melinda, la figlia dei signori Anthropus, è una ragazza molto carina. Aspira solo a trovare un buon marito che le faccia mettere al mondo un paio di marmocchi. Eh sì, dunque, eccoci qui. Siamo riusciti a sopravvivere già per un bel po' di tempo, bene o male, come meglio si è potuto. E se i dinosauri non ci calpesteranno, se le cavallette non ci mangeranno il giardino e soprattutto, se questa casa non ci crollerà addosso, potremo vivere tutti fino a giorni migliori, anche se questa è ancora una faccenda molto aperta. Sevi, hai lasciato spegnere il fuoco. Oh, per forza. Non so più dove sto con la testa, non so nemmeno se sono viva o morta in una casa sempre per aria come questa. Ah, oggi è il giorno più freddo dell'anno e tu lasci spegnere il fuoco. Senta, signor Anthropus, ho proprio voglia di darle i miei 8 giorni, signor Anthropus. Una ragazza come me può andare a servizio in case abbastanza ricche da potersi permettere un fuoco in ogni stanza. E in casa, signor Anthropus, dove non ci siano bambini, perché i bambini, signor Anthropus, sono una cosa che solo i genitori ce la fanno a sopportarla, ecco la sacrosanta verità. Hai lasciato spegnere il fuoco? Il mammut lo hai munto almeno? Il mammut? Sì, sì, l'ho munto il mammut, adesso vado a mungere il dinosauro. Ecco, brava, vai a mungere il dinosauro. Oggi è la giornata più fredda dell'anno. Se Anthropus non torna, eccoci qui, senza niente da mangiare e senza soldi. Sabina, perché non ti fai dare un po' di braccio dai vicini? E come faccio, signora Anthropus? Morirei per strada, morirei, è così freddo che nemmeno di gennaio. Ho capito, va, ci vado io. Ma non ritornerebbe viva, signora Anthropus, se non ci fosse lei qui noi moriremmo tutti. Che ne sappiamo se il padrone ritorna? Non lo sappiamo. Ma che stai dicendo? Ma certo che ritorna, ma dietro tutte quelle sue cose, inventa la tavola pitagorica, l'alfabeto, tutte quelle cose, ma figurati. Telegramma, telegramma per la signora Anthropus, da parte del signor Anthropus. Finalmente, ragazzo, non avresti mica del fuoco per accendere il cammino, meno male. Ma in città che cosa si dice di questo freddo? Oh, grazie. Dicono che c'è un gran muro di ghiaccio che sta venendo giù dal nord e questo muro di ghiaccio spinge tutto davanti a sé, chiese, monumenti, uffici postali e supermercati. E la gente che fa? Che fa la gente? Ma chiacchiere, chiacchiere soprattutto, tutti vogliono andare al sud e come si fa? Che le strade sono tutte molto affollate, ma come si fa a portare appresso i vecchi e i bambini? Già, beh, telegramma, che cosa dice il telegramma? Telegramma, dunque, un momento, me lo faccio ricordare bene. Dunque, dice, cara moglie, virgola, oggi giornata molto faticosa, arriverò ora in ritardo. Vada a non seccare ragazzi con faccenda freddo. Cerca di scaldare casa bruciando tutto meno Shakespeare. Ah, questi uomini, meno Shakespeare. Lo so bene che ne brucerei 10 di Shakespeare. Pur di risparmiare un raffreddore ai miei ragazzi. Ma non dice altro. Fate grandi scoperte, distinto M da N. Ah, io questo lo so, cos'è l'alfabeto? Sì, sì, è proprio l'alfabeto. Oh, il signor Anthropus è davvero il più intelligente degli uomini. E adesso, sentite questa. 10 e 10 fanno 100. Allora, conseguenze vasta portata, punto esclamativo. La terra si sta congelando e lui seguita a inventare numeri. Ma non dice nient'altro questo telegramma? Dunque dice, però non so se lo so dire molto bene. Tanti auguri a te, tanti auguri cara Eva, tanti auguri cara Eva, felice anniversario.
l'anniversario di matrimonio. Signor Antropus, se non ti da miei 8 giorni, non voglio dormire da una casa che riceve telegrammi così interessanti come questo. Va bene, va bene, va bene, basta così, ragazzo. Basta, basta, su, basta! Vorrei darti qualcosa, ma sai, qui in casa non c'è niente da mangiare. Se non viene altro, se non abbiamo né soldi né fuoco né niente. Ma sai, io non vorrei che ci stessi per la mancia, ma io ho due figli e con questo freddo cosa crede che potremmo fare? Io credo che moriremo tutti congelati, sarà sicuramente la fine del mondo. Ascoltami, innanzitutto fai modo che tua moglie e i tuoi ragazzi non capiscano che sei così preoccupato e poi copritevi molto bene. Beh, grazie, grazie signora Antropus. No, prego, prego. Ah, dimenticavo, signora Antropus, nel telegramma c'è un'altra cosa che dice: evviva, inventata la ruota. Ah, bene. Sì. Sì, sì. Cos'è la ruota? La ruota, non ho capito, però la ruota si fa così. Beh, arrivederci. Ah, è così. Ragazzi, fermo con il sasso. Cos'è come è andata a finire l'altra volta? Mamma, io scendetela. Ma perché fa così freddo? Quando si cena, mamma? Belenda, se nevica potremmo fare le palle di neve. Mamma, io freddo così non lo sopporto un minuto di più, eh? Ah, finitela, ragazzi, avanti. Sempre a lamentarvi. Venite qua, che voglio parlarvi. Su, venite qui. Anche tu, carino, vieni qui. Venite qui. Mi raccomando, ragazzi, stasera, quando torna vostro padre, cercate di essere carini e tranquilli. Lo sapete come è fatto vostro padre? Ha avuto una giornata un po' faticosa. Mi ha appena mandato un telegramma. Oggi? La maestra mi ha chiamato di nuovo col mio vecchio nome. Se ne dimentica sempre, mamma. Dovresti scrivere un'altra lettera al signor preside che io ho cambiato nome. Davanti a tutta la classe mi ha chiamato Kai. Non lo dire più. Ma se tu non lo dici, nessuno se ne ricorda. Non hai mica combinato qualcosa oggi? No, non hai no. Colpito qualcuno? No, mamma. E tu, Melinda, quando viene papà cerca di essere graziosa. E allora, come va la mia mamma? Quelle piccole feste sono stati buoni, eh? Devo dire che sono stati straordinariamente buoni. Ho dovuto alzare la voce di pure una volta oggi. Bene, bene. Sabina, qua c'è della roba per la cena. Scommetto che oggi hai lasciato spegnere il fuoco. Signora, ho dato i miei 8 giorni, mi dispiace ma me ne vado. Sì, e dove vai a farti congelare? 8 giorni è la legge. Ah, sì, ma vai a cucinare. E allora, carino, niente guai oggi. No, papà, no. Bene, tu me l'hai dato. Tutto a posto, papà. Bene, 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 bene. Avete ricevuto il mio telegramma? Che cos'è una ruota? Siamo sulla cresta dell'onda, è tutto fatto ormai, siamo arrivati! E anche l'alfabeto è pronto. E il ghiaccio? Il ghiaccio? Papà, potresti metterci una sedia sopra questa parte! Già, sono tutti buoni e tutti bravi adesso! Ma la prima idea l'ho avuta io! Ragazzi, perché non andate in cucina? Devo parlare con vostro padre. Tu avanti senza troppi sforzi, avanti, andate in cucina! Dunque, che cosa? Fa freddo. Lo so che fa freddo, appunto. No, dobbiamo restare qui, a morire congelati. Magari potremmo muoverci, salire sulle schiene degli animali, fare qualcosa. Tu che ne dici? Io dico che la cosa più bella che hanno gli animali è che non parlano. Ho capito, quindi rimarremo qui a morire congelati, vero, Antropus? Mi puoi rispondere, Antropus? Io non lo so, io non so niente. Certi dicono che l'avanzata del ghiaccio sta rallentando. Altri dicono che sei addirittura fermata. Ma se il sole si sta raffreddando, io che cosa ci posso fare? Signor Antropus, è vostro figlio. Io in questa casa non ci resisto un momento di più. Non è degno di vivere fra gente per bene. Vostro figlio, ecco la sacrosanta verità. Basta così, Sabina. Vado a vedere che cosa succede e torno subito. Che cosa è stato?
Signor Antropus, Karina ha ricominciato con i sassi. Se l'è presa con il figlio del vicino stavolta e se non mi sbaglio l'ha ammazzato proprio. Voleva rubarmi la nota! Ha cominciato! Mamma! No, è solo un gioco di ragazzi, caro! In fondo ha solo 4.000 anni! Ma ecco proprio adesso che andava tutto così per bene! Per forza, il sole si sta congelando! Oh, smettila! Ma che cosa ti ha preso, Antropus? Che cosa stai facendo? Si perde la ragione così e non esiste più la ragione. Smettiamola di provare a vivere, smettiamola, smettiamola. Non c'è altro da fare. Melinda, vai a chiamare Melinda. Sabina, sì, vai. Fa, non dire così. Antropus, di momenti brutti ne abbiamo avuti tanti. Ma non ti ricordi quando nel nostro giardino quell'estate spuntarono tutti quei vulcani? O quando le cavallette mangiarono tutta l'erba del nostro prato? E quei terremoti ogni notte, non te li ricordi, Antropus? Noi siamo tutti colpevoli. Non riusciremo mai a liberarci del male che è dentro di noi. Non dire così. Ricordati quando eri contento di lui. E fiero di te stesso. Carino, fai sentire a tuo padre come sei bene sì, la tavola pitagorica. Melinda, ti prego, cara, perché non ci canti qualcosa del nostro futuro? Sei per due, 12. Sei per tre, 18. L'uomo che conoscerai, ma se tu aspetterai, di lui scoprirai mitiche scoperte, viaggi meravigliosi, mondi nuovi da vedere, invenzioni rare. Del nostro mondo più forza avrà e mai si fermerà e mai si fermerà con la volontà nulla lo fermerà. Lo fermerà. Grandi antenne, televisori, piedi sulla luna, macchine a vapore, sfingi sinuose, navi portentose, videogiochi colorati, grandi quadri disegnati e mitici libri appassionati. La sua mente continuerà e sempre inventerà. Procura della legna, voi cercate qualsiasi cosa che possa ardere. Via di merda! Vedremo di farci! E se riusciamo a farcela questa volta, cos'altro mai potrà fermarci? Signor Antropus! Signor Antropus! Chi è? Chi mi chiama? Siamo noi, signor Antropus. Siamo noi, non ci riconosce. Siamo solo amici. Chi siete? Cosa volete da me? Siamo coloro che insegnano a vivere. Non posso farcela senza voi. Sì. Io vi conosco. Sì, ci conosce, signor Antropus. Siamo i custodi della scienza, delle arti, della sapienza, dell'intelletto, della religione, della poesia, della musica, del teatro. Su, ci faccia entrare, signor Antropus. Lei ha bisogno di noi. Sì, venite. Voi siete la musica, la poesia, la scienza.
guarda. Si sono salvati i libri di tuo padre. Sono un po' bruciati, ma li potremo recuperare. Mamma, stai attenta. Dorme. Sì, si è appena addormentato. Tieni gli occhi aperti, Mirella. Io cercherò qualcosa da mangiare. Vedrai. Sono sicura che riuscirò a preparare una buona minestra. Io ti aspetto qui. Sì, ma stai attenta, Melendi. Grazie.
Ma non sono mica venuto per restare. Tanto vale che lo sappiate subito. Mettiamogli la coperta. Forse è freddo. Carino, la tua stanza non è stata danneggiata per niente, lo sai? E le modelle sportive, sì, sono un po' annerite, ma le lucideremo. Non hai capito. Non appartengo a nessuno. A nessuno! Ma che dici, sciocco? Ma certo che appartieni a noi, se no dove andresti? Dormi, dormi, che intanto sistemeremo ogni cosa, carino. Melinda, vai di là. Comincia a sistemare la sua camera. E tu, Sabina, insieme a te cominceremo a rimettere in ordine in questa casa. Ecco, ecco tutto quello che sappiamo fare. Ricominciare da capo, sempre e sempre da capo ogni volta. Chi ce lo dice che questa volta andrà meglio? Perché continuare a fare tutto? Un giorno la terra finirà per raffreddarsi del tutto comunque. E fino a quel giorno succederanno sempre le stesse cose. Guerre, altri muri di ghiaccio, altri terremoti e uomini che uccidono altri uomini. Basta così. Smettila con questa lana, Sabina. Se anche dovessi vivere 100 anni in una cantina e fare minestra di erbe e di radici, non penserei mai o non dubiterei mai che a questo mondo noi abbiamo un compito da portare avanti e lo porteremo avanti. La vedi questa casa? Sono 5.000 anni che è su. È il motivo per cui la teniamo in piedi. È lo stesso motivo per cui il mondo va avanti. E noi non dobbiamo dimenticare il sacrificio di tutti coloro i quali hanno combattuto e sono morti per essa. E quindi noi ricominceremo a mettere in ordine. Va bene, vado avanti per abitudine, ma mica ci credo abbastanza. Sei qui? Chi sei? Ma che cosa vuoi da me? Sono tuo padre, carino. No, io non ho né padre né madre. Sono solo. Voglio essere sopra tutti, è questo quello che voglio, essere solo. Noi dobbiamo costruire insieme una pace, un tempo di pace. No, non voglio starci dentro. Io ho il tuo tempo di pace. Me ne andrò lontano a fare un mondo mio dove un uomo è un uomo. E dove un uomo può fare quello che vuole fare nel modo in cui vuole farlo, sì. Noi dobbiamo provare ancora, carino. Provare ancora che cosa? A vivere qui, a stare fermi all'incrocio aspettando che il semaforo diventi verde, o essere un bravo figliuolo, una brava pecora, secondo tutte quelle schifose idee che tu peschi dai libri. No, lo farò io un mondo e ti farò vedere. Ma come pensi che la gente possa vivere in un mondo come questo se prima non fai un po' d'ordine dentro a te stesso? Stai bene a sentire quello che ti dico. Tu non puoi continuare con questa tua idea della libertà a mischiarla con quella di fare sempre e comunque il porco comodo tuo. Tu ed io vogliamo la stessa cosa, ma anche gli altri vogliono questa cosa e hanno diritto di averla. E un'altra cosa, quando torna tua madre devi comportarti bene, capito? Devi? Te, hai detto devi? Tu hai detto devi a me? No, tu non devi dire devi, hai capito? Mai! Non devi mai diventare a me, capito? Tutti me lo sai! Ma vai, sono serio! Scusate, lui era sempre oppressivo su di me, sempre. Non mi lasciava mai uscire, mai. Ma che potesse andare a ballare, mai, neanche una fidanzata. Scusate. È che quando faccio questa scena, è come se tornassi ai tempi della scuola, quando camminavo per strada e tutti mi guardavano con odio, a me tutti. E io, dentro di me, sentivo un astio, un odio verso queste persone. Che se col pensiero
non le uccidevo. Era come se uccidessi me stesso. Scusate. Su, via, vieni, vieni con me. Andiamo a prendere un po' d'acqua. Scusate. Scusa, Max. Vai, vai, vai di là. Scusatemi, Non so. Vieni, su, stai calmo. Da dove riprendiamo? Scusate. Da dove riprendiamo? Dai, lampioni. Dalla battuta del lampione. Max. Scusate. Guarda, dopo 7 anni finalmente si sono riaccesi i lampioni e la gente ha fatto un gran bel falò in piazza per festeggiare la pace. Come se non ne avessero visti abbastanza di incendi in tutto questo tempo. Sei stanco. Perché non vai a riposarti un po' anche? Sì. Sono stanco, ma siediti tu. Io non mi sento di mettermi seduto. Ho paura di aver perso la voglia di ricominciare, il desiderio di costruire di nuovo. Ma figurati, ma ti tornerà, ti tornerà, stai tranquillo. Vedi, io in questo momento mi sento come quelle persone che stanno ballando lì intorno al falò. Provo sollievo, ma sollievo soltanto. Soltanto il desiderio di accomodarmi tranquillo. Di riabituarmi alle vecchie cose e pensare che durante la guerra ogni giorno e ogni notte io pensavo a quello che avremmo potuto fare una volta che la guerra fosse finita. Quando sei in guerra pensi solo a volere una vita migliore e quando sei in pace pensi solo a volerla più comoda. Signor Antropus, ha ancora bisogno di me? No, Sabina, puoi andare a letto. No, io andrei a festeggiare la fine della guerra attorno al falò. Sì, vai pure. Grazie. Abbiamo tante cose da dirci, io e Antropos. Vedi, c'erano delle cose che mi tornavano sempre in mente durante la guerra e quando avevo un po' più di lucidità erano soprattutto 3 cose. La voce delle persone con le sue angustie, le sue sofferenze, le loro necessità, il pensiero di te, della famiglia, di e i miei libri. E ci sono ancora i miei libri, non sono andati perduti, eh? Oh, ci sono tutti, Antropos. Sono un po' bruciati, ma li rimetteremo tutti in ordine, sai? Tutti in ordine. Vedi, io chiedo soltanto una cosa, quella di avere la possibilità di costruire mondi nuovi. E Dio questa possibilità ce l'ha sempre data. Ci ha dato voci per guidarci e ricordo dei nostri errori, per avvertirci e per darci una mano. Quando ero lì in guerra andavo spesso alle parole di questi libri e cercavo di ripetere a memoria i brani più famosi. Sapete, è in corso in questi giorni il 600.000° congresso della Società dei Mammiferi. Bene, ho il piacere di comunicarvi che il presidente di questa antica e onorata società ha accolto il nostro invito e sarà qui a momenti insieme alla sua signora. Prego, accomodatevi, signori. Accogliamo con un bel applauso il presidente Antropos e la First Lady. Presidente Antropos, prego! È vero che ha avuto molte difficoltà all'inizio della sua carriera.
Ma sì, naturalmente, molti di più però sono stati superati. Infatti, eccomi qui. Ha pensato di mollare tutto, signor Altro. No, mai. Ci parli degli OGM, Ecco, signor Antopus, è un piacere avervi qui con noi e potete dire due parole al pubblico. Oh, sì, volentieri. Colleghi mammiferi, colleghi umani, vi ringrazio per essere qui. Amici, abbiamo percorso una strada lunga e difficile. Abbiamo attraversato momenti tremendi. Ma il dinosauro si è estinto, i ghiacciai si sono ritirati, le cose sembra che stiano volgendo per il meglio. Anche il comune raffreddore viene combattuto con ogni mezzo a nostra disposizione. Salute. Grazie, scusa. Nella cerimonia commemorativa di ieri abbiamo ricordato coloro che purtroppo non possono essere con noi questa sera a causa di glaciazioni, terremoti, epidemie, divergenze d'opinioni. Le guerre. E sia, guerre. E cosa prevede per il nostro immediato futuro? Oh, beh, una cosa è certa. Ormai sta per iniziare un'era di certezze. Beh, sino ad oggi, amici, la nostra parola d'ordine è stata sacrificio e lavoro. Ebbene, la parola d'ordine che io vi lascio è divertitevi! Divertitevi e soddisfate ogni vostro desiderio! L'edonismo è la religione del nostro tempo! Ma non esagerare, io credo che tutti noi accoglieremo con piacere il suo consiglio, ma io vorrei sentire anche qualche parola dalla signora Antropus, moglie e madre di famiglia. Che cosa posso dire? Io in fondo sono la piccola parte di noi. Non faccia la modesta, dica! Beh, una notizia la potrei dare, sì, veramente. Sì. Ho appena saputo che il pomodoro, sì, è stato dichiarato mangereccio. Questa è una grande notizia. Sì, e che un piccolo animale, detto baco da seta, fa un tessuto splendido, lucente e resistente. E questo farà piacere alle signore in sala. Ma io ho sentito che è il vostro anniversario di matrimonio, o sbaglio? Oh sì, è il nostro 5000° anniversario di matrimonio. Auguri allora da parte nostra. Siamo una bella famiglia, abbiamo due ottimi figli. Non ho dubbio. E suo marito ha appena detto che l'edonismo sarà la nostra nuova parola d'ordine. Lei cosa ne pensa? No. Io credo che la parola d'ordine debba essere... Salviamo la famiglia. Ha resistito per 5000 anni. Salviamo la famiglia. Credo che sia più giusto. Grazie, signor Antropus. Sì. Io so che voi dovete tornare alla città di mare che sta accogliendo il vostro e il nostro congresso. Sì. Quindi io saluterei i signori Antropus con un bel applauso. Sì, arrivederci. Grazie. Prego. Arrivederci. Grazie. Se ne va, scivola via, mentre nemmeno ci pensate, mentre dormite, mentre siete ubriachi. Che vuoi dire con questo? Statemi bene a sentire, prima che sia troppo tardi. Volete sapere quello che sarà di voi? Non ci importa nulla di voi! Non ci potete immaginarlo facilmente il vostro futuro.
Fermatevi un attimo a pensare. Non abbiamo tempo per pensare noi. Dobbiamo solo divertirci. Sì. Questo è il messaggio del presidente Antrobus. Sì. Siamo i padroni del mondo noi. Sì. Siamo i padroni della natura. Ferite. È troppo tardi oramai. Avete avuto la vostra occasione e l'avete mancata. Chiroman, è già arrivato il presidente Antrobus? No, ma sarà qui a momenti. Ho paura di mancarlo. Se non ci riesco ne morirò. Sono sicura che ne morirò. Il presidente Antrobus, essere sua moglie. Dovesse essere l'ultima cosa che farò, sarò la signora Antrobus. Su, dimmi il mio futuro. Il futuro? Il futuro? Non lo avrò io il mio futuro. Porterò via il presidente Antrobus a sua moglie. Poi porterò via ogni marito ad ogni moglie e metterò sotto sopra il mondo intero. Io predico il futuro. Niente di più facile. Ognuno lo porta scritto sulla faccia il suo futuro. Niente di più facile. Io conosco il futuro di tutti voi. Ce l'avete scritto agli angoli della bocca. Così come lo porta scritto sulla faccia il nostro signor Antrobus. L'avete visto anche voi come me, quell'aria da grand'uomo, quella vertigine di onnipotenza. L'inventore del fuoco. L'inventore della ruota, l'inventore della guerra, lui che crede di aver conquistato la natura. Ci vuole poco a capire quale sarà il suo futuro. Con questa farò piangere tutti quanti, come non hanno mai pianto prima. Oh, metti via questa pistola, non fare il prepotente. Chiunque si metterà davanti al mio passo farà una brutta fine, dovesse essere anche mio padre. Se continui così, nessuno potrà mai amarti. Io non voglio essere amato da nessuno. Oh, non è vero, lo sento da ogni parola che dici. Voglio che tutti mi odino. Oh, guarda, è sempre la stessa storia. Mi dispiace di essere venuto qui. Non ci vorrei stare in questo posto. Tutti si credono chissà chi. Ma gliela farò pagare, dai. Dammi questa pistola. Potrà servirmi prima o poi. Ehi, ma dove sei andato? No, ma non ti preoccupare, sarà qui all'ora di cena. Ma Merenda, ma come ti sei conciata? Perché, non ti piace? No, che non mi piace, ma se tuo padre non ha niente da dire... No, ci vediamo più tardi, io vado a fare un giro solo di quei battelli. Merenda, non abbiamo denaro da sprecare in simili capricci. Ma vai, vai e divertiti. Ma moglie, ormai siamo ricchi e possiamo toglierci ogni capriccio. Ah sì? Siamo sì. Come va? Presidente. Vedo che ti sei portata appresso tutta la famigliola, eh? Questo non è il posto da portarci la propria moglie. E che cosa vorrebbe dire lei con questo, senti, senti, tutto ha un limite, è tutto. Ma santo io, ma io non ho lavorato abbastanza. Ora io sono il padrone di tutto e voglio raccoglierne i frutti. Ascoltami bene, Antrobus, qui stanno venendo tempi brutti. Me lo sento nelle ossa. E io non ci credo ai tuoi tempi brutti. Sono qui per divertirmi e mi voglio divertire. Noi siamo venuti qui perché avevi una trasmissione da fare. E poi ricordati, hai una responsabilità verso la tua famiglia. La famiglia un uomo la può sopportare fino a un certo punto. E poi... E poi basta. Ma che cosa hai da dire contro la tua famiglia? Sei la migliore famiglia del mondo.
salutando. Dunque, è una signora molto gentile, molto distinta. È una giornalista che è qui per intervistarvi. Una giornalista? Oh. A me era sembrata che fosse Sabina, guarda un po', ma... E che cosa fa questo signore? Vedi, quello è un segnale di pericolo. Un disco nero, cattivo tempo. Due, tempesta. Tre, dischi neri, uragano. E quattro, la fine del mondo. Oh mio Dio, ma allora se scoppierà un temporale sarà meglio che compri degli impermeabili. Antropo, insomma, sei stanco? Perché non ti riposi un po'? Magari potresti chiudere gli occhi un pochettino. Ma santo Dio, ma me lo devi dire tu quando è che devo tenere gli occhi chiusi o aperti? Ma vai a comprare i tuoi impermeabili, vai. Antropus, lasciate ancora un'altra volta a casa il tuo pollaio. Antropus, gioia della famiglia. Che idioti, che grandissimi idioti. Un uomo avrà bene il diritto, se vuole, di portare la sua famiglia ad un congresso o no. E poi perché ce l'hanno contro la famiglia? Vorrei sapere che cosa hanno in cambio da sostituire. Signor Antropus. Oh, sì, sì. Posso parlarle un momento? Ma certo. Oh, signor Antropus, sa, c'è una cosa che mi dispiacerebbe tanto, e cioè che lei dovesse pensare di me che io voglia importunarla. Ma io non lo penso affatto. Oh, signor Antropus, lei non se l'immagina nemmeno quanto è dura e difficile la vita, e come potrebbe immaginarselo con quella moglie e quella figlia così care che ha. Oh, la signora Antropus, davvero non ho mai conosciuto una donna migliore di lei. Vorrei proprio essere come lei. Ma guardi che a questo mondo c'è posto per qualsiasi tipo di persona, sa? Oh, com'è caro dire una cosa così, e com'è generoso. Senta, signor Antropus, non avrebbe un momentino di tempo solo per... Certo, un momentino, grazie. Certo. Oh, signor Antropus, a guardarla da vicino lei ha davvero l'aria molto stanca. Deve lavorare troppo. Lei è molto carina, sa? Lei è molto carina. Scusa, signori e signorini, scusate, ma... signori, scusate, ma la scena che segue questa sera non la reciterò. Del resto poi non è una scena molto lunga, quindi possiamo benissimo saltarla e riprendere da lì. Io naturalmente intanto vi racconterò che cosa accade in questa scena. Dunque, io e il signor Antropus stiamo lì su quella banchina, parliamo un po'. Naturalmente fra noi succede qualcosa, lui decide di lasciare sua moglie, di divorziare e di sposare me, e ecco... Scusate, c'è qualcosa che... Non credi che abbiamo già avuto guai, perché la stai raccontando? Va recitata. Senti, ti ho detto, questa sera non la voglio recitare, non la reciterò. Perché non vuoi recitarla? Non la voglio recitare, perché questa scena ci sono delle battute che potrebbero urtare i sentimenti della gente, e il teatro non mi sembra un luogo adatto, va bene? Bene, allora, il teatro non è il luogo adatto, te lo dico io qual è il luogo adatto, è il tuo camerino! No, perché se sei dai, io non capisco perché non vuoi recitare questa scena. Non la voglio recitare questa sera, perché sicuramente in mezzo al pubblico ci saranno delle persone che non hanno avuto quel che si dice una vita felice, e poi ci saranno chissà quante donne che avranno perso i loro mariti esattamente in questo modo. E allora? Allora il teatro è rappresentazione della verità, della realtà! Qual è? Insomma, questa scena va recitata, chiaro? Io ho detto che questa sera non me la sento! E allora te ne vai! Calma! E c'è anche causa! Calma, per favore! Questa sera non la recitiamo, questa scena, poi domani si ripete. Va bene, allora lo decidi tu! Allora fai regista! Ma allora fallo! Ce l'hai avuto sempre il pallino del regista, sai? Allora io me ne vado! Adesso che cosa c'entra che io voglio fare il regista? Che cosa facciamo? Senti, non lo so. E spenga la telecamera. Grazie per avermi aiutato, ma io stasera non me la sentivo proprio. Andiamo avanti. Allora vabbè, sì, aspetta un attimo solo. Allora, tanto ormai ho raccontato anche la scena al pubblico, quindi possiamo riprendere da quella tua battuta in cui dici non sarà facile,
mettere mia moglie di fronte a questa situazione. Da quella battuta lì, così ricominciamo. Sì. Va bene? Dai, forza. Un momento, non è così facile darci dentro subito, no? Però forse se ci mettiamo seduti è più semplice. Va bene. Riprendiamo la posizione, aspetta. Metto anche la pelliccia. Ecco. Mettere, di fronte a... Aspetta, mi appoggio. Certo, non sarà facile mettere mia moglie di fronte a questa situazione. Urterà i suoi sentimenti. Sentimenti? Gli altri non hanno sentimenti. La gente in generale è solo gente incagliata. Dentro non ha assolutamente nulla. Del resto, la vita cos'è? Se ne togli quelle due cose che sono il piacere e il potere, è assolutamente noia, stupidità. Lo sai benissimo anche tu. La vita senza quelle due cose è semplicemente nauseante. Perciò, appena arriva tua moglie, tu glielo dici e finisce tutto lì. Sei una donna meravigliosa! Ah, questo lo so. Vieni, vieni con me. Grazie a Dio l'abbiamo trovato finalmente. Il signor Antrobus dov'è? L'abbiamo cercato dappertutto. Veramente non so che fine abbia fatto, lo sto cercando anch'io. Signora, se suo marito non arrivasse in tempo, spero che vorrà parlare lei al posto io? Suo. Questa è la trasmissione più importante dell'anno. Si prevede un ascolto record di 5 miliardi di persone. No, non mi importa, ma io non ma non parlerò. Faccia così, ci dia una mano, signora. Lei io non aprirò la bocca, non mi dispiace. Dobbiamo trovare una soluzione. Oh, in nome di Dio, signor Antrobus, fra 5 minuti andiamo in onda. Un momento, adesso vi raggiungo. Deve soltanto dire l'alfabeto lentamente. Vi raggiungo dopo, adesso mancano solo 5 minuti. Vi raggiungo subito. L'aspettiamo, faccia presto. La trasmissione più importante dell'anno è questa. Andate, adesso devo parlare con gli altri. Lascio l'albergo. Anzi, per meglio dire, lascio tutto, definitivamente. Non ti preoccupare, penserò perché o stiate bene tu e i ragazzi e vedrai che un giorno mi ringrazierai per la decisione che ho preso. Non parlerò con te finché non ti sarai ripulito la faccia da quelle stupide macchie rosse. Senti, tu sei una bravissima donna, una ottima madre di famiglia, ma un uomo ha diritto di vivere la propria vita. Ma dopo averla vissuta con te per 5.000 anni... Penso che avrò il diritto di dire qualcosa o no? Antrobus, io non ti ho sposato perché eri perfetto. Non ti ho sposato neanche perché eri particolarmente bello o ricco. Ti ho sposato perché il giorno che dicesti di amarmi, mi facesti una promessa. E quella promessa compensava i tuoi difetti. La promessa che io feci a te compensava i miei. Furono due persone imperfette e diverse a sposarsi. E mentre il nostro matrimonio andava avanti, i nostri figli crescevano. Ma non è stato il nostro amore a proteggerli. Non è stata neanche la nostra casa. È stata quella promessa. Non siamo quello che i libri, la televisione, i giornali dicono che noi siamo. Noi siamo noi stessi, con i nostri limiti, i nostri difetti, le nostre diversità. E se uno di noi capisse veramente chi è l'altro, capirebbe anche perché l'intero sistema è stato messo in moto. Carino ha finito un uomo con questa pistola. Ora questo sta molto male. Carino è corso via a nascondersi. I poliziotti lo stanno cercando dappertutto. Vieni, Melinda, dobbiamo trovarlo.
signor Antropos deve venire con noi immediatamente. Dove devo venire? Nella grande sala dei congressi, signor Antropos. Ma che cosa fanno quegli uccelli lassù? Sono i delegati al nostro congresso. E quei pesci che saltano sull'acqua? Quanto vorrei che i miei ragazzi fossero qui a vederli. E tutta questa moltitudine. Sono i mammiferi. Deve parlare soprattutto a loro, signor Antropos. Sì, va bene, vi raggiungo subito. Adesso andate. Vi faccia presto, vi l'aspettiamo. Ci raggiunga, signor Antropos. Sì. C'è un minuto da perdere. Non vedi che sono quattro adesso i dischi neri sull'antenna? Su, prendi con te la tua famiglia e salva. La mia famiglia? Io non ho più famiglia. Vedrai, non ti abbandonerà. Antropos, stai temendo un temporale? E sono un temporale come tutti gli altri. Non puoi non fare un appuntamento così importante. Ci sarò io a tuo fianco. Ma è solo... È un temporale, no? Ma che succede? La televisione ha interrotto le trasmissioni! Sta per accadere qualcosa di grave! No, si tratta solo di un temporale, vedrete, passerà! Ma sì, certo! Ne avevo in centinaia di temporali come questo! Non c'è tempo da perdere! Vai, Antropos! Inizia un mondo nuovo! Ma noi, dove eravate? Su, presto! Imbarcatevi! E prendete con voi tutti gli animali! Due di ciascuna specie! Thank you.
Grazie.